chimica della bottiglia. No, e benvenuti alla nuova puntata della stagione di Agni Stefi, no sigla. Cosa assaggiamo questa volta? Allora, assaggeremo queste patatine qua che la signora ora della, mi dice cosa sono. Sono sempre della Tokyo Treat. Sì. Allora, fammele vedere. Queste. Sì, un attimo. Sono patatine. Al pesce? Yakisoba! Cosa? È lo yakisoba! Sono quelle che sanno tantissimo di pesce, di non pescianza. Quella salsa schifosissima che mettono nei noodles. Salsa di soia? Più o meno, ma ancora peggio. Sì, ho capito. Buona, mi piace. Poi questa, che è una... La bottiglia è strafiga. Sì, però. E ho anche rotto il tappo perché va colpito. Guardate, sembra un buco di culo. E la bottiglia è bellissima. È una bibita alla soda. Che è strana, tanto per cambiare, sì, no? Sì, ma bevete ogni tanto acqua. Facci assaggiare l'acqua. Poi ci sono questi qua. Sì, che sono... Umaibo a fettine al cioccolato. Va bene. Carina! E poi queste caramelline qui alla birra. Bello, per due stemmi, molto sì, bello. Infatti, vai, fotocopertina. Ah, fotocopertina, aspetta. Aspetta. Allora, cosa sono? Non c'è niente, aspetta. Ah, guarda bene. Ok, tanto stavi comoda con... Mi è venuta in mente una cosa, no, poi devo montarli, io non ce lo voglio. Vabbè, ho rivisto il video con la... Va bene, torniamo a serie, abbiamo le toccati nostri. Allora, vai, prova odore. Ma passa? Hanno il colore ammuffito. No, vi prego. Ma queste te le sei palesemente ficcate in culo ma e ricagati. Ma sono ammuffite? Dunque nel 2024 scadono. Mica, pensa quanto nature sono. Ah no, è al contrario, 24-12 del 2016. 2024 questo... Mica, neanche l'uranio dura così tanto. Stronzetti. Buoni. Hanno all'inizio un sapore strano, però la c'ho proprio di voto 5. No, fa proprio di voto 4. Mi piace perché all'inizio fanno un po' di salsina di soia, però mescolata bene con delle spezie, cazzo. E l'ho fatto però c'ho proprio absolutely molto absolutely bene. Ci beviamo sta cosa così. Allora, dai, sì, dove sono i bicchieri? Lì, ok, tenga. One, two, three, I don't need you and me. Vabbè. Sì, io non la sbatterei perché magari con quello che abbiamo è frizzante. No, dici, non penso. Queste bottiglie hanno la particolarità di avere questo cazzillo, cioè, che va premuto così. Sei cretino. Dani, spingi. Va buttata giù la pallina, se no non si apre. Bravissimo, Stelling. Guarda che bella. Ha fatto tutte le palizzine. Ma la pallina quindi era tipo commestibile? No. E perché ora è dentro? E perché fare bollicine? Perché lo dobbiamo bere? Boh. È vero. Ormai anche una sega SMR. Guardate quanto è pratica nel versare, cioè vi prego, guardate, uguale proprio. No, ma si guarda. Porta. Più di tot non puoi berla, va bene? No. E poi la richiudi così. Ma che forte! Ma che fortissimo! Beviamo. Vai. Odore gazzosa pisciata. Ma che pare, sa tutto di melone giallo. Però l'uso è un po' meno schifosa rispetto alle altre che abbiamo assaggiato. No. L'offa non approva ed è voto 2,5. No, 3. Perché la bottiglia mi piace tantissimo. Però allora, l'occi non approva ed perché. Perché non fa schifo. Ma manco è buona, ma ecco. Sì, ma non me la berrei comunque. Ma cazzo, è finita qua. Ma non me secondo la berrei. Secondo me c'è tradotto dentro il cazzo. Notare il diametro. Ma l'idea da sola delle sue stesse parti. Cioè, perché voglio dire com'è messa, cioè. Fatti il capezzolino sul giro. Parapapà. Non si vede un cazzo. E ora cosa assaggiamo? I cazzilli A o i cazzilli B? Assaggiamo questi, così con quelli ci facciamo la bocca, va. Allora, caramella alla birra.
Per me vanno sciolte nell'acqua, sai, Dani. Che odore. Ma questa è cancara, ma non è birra. Cioè, qua c'è scritto Maple Butter Beer, burro birra. Ah, la burro birra di Harry Potter. Infatti vedi che c'è. E pensate che questa è l'edizione tarocca e la sburro birra. Esatto, buonissima. Allora. No, ma non è malvagia. Non è malvagia. Però sono di quelle caramelle farinosissime che ti impastano la bocca e basta. Farinosa, sa, tipo come mangiare un panetto di burro. La birra non si sente, grazie al cielo. No. Come un panetto di burra, ma farinosissimo. Io odio quella consistenza che sembra sbuba e si catta al sole. Cioè, Loci non approva, voto 1. Loffa non approva e voto 1. Esatto, Amanda. Quindi queste bene, mettiamo via. La spazzatura. Esatto, queste. Oh, queste dai. Sono Maibo chocolated. Queste... E dentro c'è il mais. Oh, devono essere buonissime, dai. Cioccolato. Biscotto al cioccolato un po' stantio, ma cica veda cica cioccolato cica veda cica cioccolato cioccolato cioccolato. Non fa proprio il voto. Hanno la consistenza della mousse. La mousse è vero. Loffa prove ed voto 4 perché sono buonissimi, sono wafer friabilerrimi, tipo 4. Quei 5. Infatti dicevo sai perché quei 4? Cosi, quelli lunghi che dicevi tu? Quelli che ti piacciono a te, che li nomini sempre. Quei cosi lì lunghi con questo, di questo materiale. Dai! Che abbiamo assaggiato e mi è rimasto il pezzetto nel dente. Mica lo ricordo. Sono tipo cazzilli lunghi marroni, forati. E tu hai detto, mi ti ricordavano una cosa degli anni 90. Che ti... Gli urrà. Sai, gli urrà. Sì, è vero, è vero. È un po' rilento, ma poi ci arriva. Voto? 5. Ok. Assolutamente schisiterrimi. Bene, questo è tutto. E... c'è la fila! Mi ha fatto un male. Tutto male. Era per te, Dani. E mi ha fatto la foto. Ho schiacciato quello sbagliato, sì. Ah, molto bene. Però...